Siamo sicuri di sapere come è fatta una margherita? Ci sembra un fiore molto semplice e umile, ma se lo osserviamo da vicino scopriamo che non è propriamente un fiore, ma un'infiorescenza, ovvero un insieme di fiori raccolto in un unico capolino. Proviamo a sezionarlo. Il peduncolo sorregge un ricettacolo di forma conica su cui sono inseriti due tipi di fiori, quelli esterni, provvisti di un solo petalo e disposti a formare una corona, e quelli interni, di forma tubolare e di colore giallo. Quelli esterni sono fiori femminili, mentre quelli interni sono ermafroditi. Visti tutti insieme, sembrano un unico fiore, mentre in realtà ogni petalo è propriamente un fiore molto specializzato che insieme ai suoi vicini forma la corolla. Questo sistema è proprio di tutte le asteracee, una famiglia nota anche come composite, come il girasole, i cardi, i carciofi e la maggior parte delle insalate che mangiamo comunemente.